ancora in fase di questo, sono ancora in fase di costruzione. Chi è un presepista? Cosa fa un presepista? Cioè io, che a casa mia, con la cassetta della frutta e un po' di carta argentata, faccio il mio presepino, sono un presepista? No. Che cos'è un presepista? Per me un presepista è quello che riesce a rappresentare con il suo manufatto, riesce a rappresentare un evento eccezionale sia per la famiglia che per la fede, quello è un presepista, perché riesce a trasmettere qualcosa agli altri. Quello è un presepe. Cioè io quando faccio un presepe non guardo a mettere la casetta, la cucina, e come devo dire, non guardo a mettere l'accessorio, a me interessa trasmettere qualcosa. Il trasmettere significa la famiglia, il trasmettere significa la fede, perché il presepe è anche fede. Il presepe è anche fede. Cioè, stando a questo suo ragionamento, è un po'... cioè sono pochi i presepi nelle case, perché... No, i presepi non è che sono pochi, i presepi sono tanti. Ognuno rappresenta in maniera diversa quella cosa speciale che è l'avvento, la nascita del Signore. C'è chi la rappresenta con fede, c'è chi invece fa il presepe giusto perché crea quel manufatto, ma in quel manufatto lui non trasmette niente, è freddo. Cioè a me, se quel presepe che io realizzo, quello non è un presepe, è un paesaggio, quello schema, quello è un paesaggio, quello a me non trasmette niente, non trasmette, quello è uno scheletrato che sto ancora terminando, quello non trasmette niente. Ci deve essere la povertà, ci deve essere l'amore, ci devono essere tante cose in un presepe, allora sì. Non il presepe solo il manufatto, prendo, compro, monto, arrivederci e grazie. Mi spiego? Sì. Lei da quanti anni fa? Sempre. Sì. Cioè diciamo che oramai l'ho presa proprio... non 25 anni, 25, 30 anni, ma l'ho sempre avuta, c'è sempre stata. Cioè non mi compravo, andavo a scuola elementare, non mi compravo la merendina, mi compravo la statuetta. Parlando di presepe come industria presepistica, com'è Bari? Cioè, fredda, ghiacciata, fredda. Bari a livello proprio, come devo dire, nelle famiglie si preferisce ormai l'albero, non il presepe va sempre più scomparendo, perché o sta scomparendo non la tradizione, quel valore della famiglia in casa, o perché oramai la gente va così sempre scappando e fuggendo, che fare l'albero è il presepe, ma maggiormente il presepe comporta sporcare, comporta conservare un manufatto, non avere lo spazio per quello che è il presepe, mentre l'albero tu lo chiudi, fai pacchetti e pacchettini e via, il presepe porta impegno, porta veramente impegno. Quindi una crisi del presepe non solo dal punto di vista economico, ma anche... No, il presepe si fa con gli scarti di tutto. Per me non è bello il presepe che c'ha l'oro. Per me è bello il presepe che trasmette. Lo puoi fare con una cozza, lo puoi fare con due tavole, lo puoi fare con due cartoni. Se trasmette, è bello. Due pezzettini di tavola. Questo trasmette molto più di quello. Quello non l'ha fatto lei. Non l'ho fatto, mi è piaciuta. Ma qui dentro c'è tutto. Qui dentro c'è tutto. Non è quello. Quello che a noi piace fare qui. Persone che non lavorano, veramente con dei piccoli sacrifici, riescono a mettere qualcosa da parte. Si vengono a comprare la statuetta, il bimbo,
si vengono a comprare quelle cosettine per trasmettere nel loro presepe ancora più di quello che già c'è, cioè per arricchirlo, non per arricchirlo con un accessorio che devo dire la cucina, no, il pastore, la donnina, mettono quel di più, quella scena famiglia, cioè vedo veramente comprare delle cosettine con gusto, stupidaggini, questi signori qua, veramente c'è gente che il caffè, si mette da parte il caffè per un mese, ma è vero, vieni di là, c'è mio figlio, te lo può dire anche lui, si mettono da parte, perché anche di nascosto della moglie, si vengono a prendere la statua di livello, bella, che piace, che non è la statua cinese, ma che è la statua che trasmette, la statua che ha il viso, che ti dà amore, non quella statua cinese brutta, tutta deformata, quella statua particolare, molto molto bella, e si mettono da parte i soldi, io ho pezzi conservati a volte anche per un anno, questi li portano un po' alla volta, e poi si prendono il pezzo. E veramente, guarda, li apprezzo col cuore. È una cosa, cioè, alla fine significa che poi la crisi del presepe alla fine non c'è. C'è la crisi delle persone, secondo me, con la fede. Mm. Non è proprio la crisi del presepe. È il dare, è difficile trovare delle persone che riescono a trasmettere ai figli, determinati valori. Speriamo che non è tanto il riprendere la tradizione di fare il presepe, quanto si riprende la famiglia, perché il presepe è la famiglia comunque, il Natale è la famiglia, quello è importante.